L'abbassamento dei costi non ha cambiato di molto la situazione. I test rapidi si facevano prima a prezzo pieno e si fanno oggi a prezzo calmierato. Quella di recarsi in farmacia nel fine settimana in vista di un evento, una serata, un viaggio, un'attività sportiva è un'abitudine ormai consolidata tra i giovani. C'è una certa rispondenza anche sul fronte dei vaccini. Tanti genitori infatti hanno scelto di far vaccinare i propri figli minorenni, per esempio prenotando dal proprio farmacista di fiducia. Il discorso del tampone relativo al weekend è così, ma è così anche da prima della norma, nel senso che le giornate in cui si fanno più tamponi sono sempre state quelle del weekend, per molteplici motivi. Sono le giornate di feste, di matrimoni, di comunioni, di cresime, di festeggiamenti, quindi che richiedono chiaramente il tampone anche nei soggetti vaccinati. Sono le giorni di partenza, chi parte fa la settimana, inizia e quindi comunque per viaggiare ha necessità del tampone. Quindi sicuramente il weekend, il sabato, venerdì, sabato e domenica sono i giorni in cui mediamente si effettuano più tamponi. Ma l'abbassamento di prezzo non ha influito più di tanto? No, anche perché facciamo una considerazione, in Regione Abruzzo avevamo un accordo per il quale fino al 31 luglio comunque per i ragazzi mondo scuola, quindi certificati come appartenenti a un istituto scolastico, era gratuito, quindi non ha, in questo momento abbiamo avuto solo quella forchetta dal 31 luglio al 9-6 che è andato in vigore l'accordo nazionale voluto dalla struttura commissariale. Per quanto riguarda la vaccinazione, sì, c'è una richiesta anche da parte dei giovani. Io ho vaccinato diversi ragazzi giovani, 13 anni in su. Noi dal momento in cui abbiamo fatto l'accordo con Regione per la vaccinazione, subito sono arrivati a chiederci, quindi già da allora abbiamo cominciato a inserire e a fare elenchi. Probabilmente c'è più un incremento di richiesta di chi non si era voluto vaccinare prima, ma non nel giovane. I giovani avevano già deciso di farlo fondamentalmente. Comunque il numero di persone che vaccinate non è alto, ma perché non è alto il numero di dosi che avete a disposizione? Allora, non è alto il numero di dosi che riusciamo a prenotare, c'è una possibilità sulla quale ne assolutamente confidiamo che a chiusura di quelli che saranno gli hub vaccinali, come ci aspettiamo insomma da quelli che sembra essere la politica vaccinale, avremo maggiore possibilità di prenotare vaccini, quindi più vaccini settimanalmente da prenotare, più possibilità non solo di erogare ma anche di prenotare vaccinazioni.